Poiché Cristo soffrì nella carne, anche voi armatevi degli stessi sentimenti. Chi ha sofferto nel suo corpo ha rotto definitivamente col peccato, per non servire più alle passioni umane, ma alla volontà di Dio, nel tempo che gli rimane in questa vita mortale. Basta col tempo trascorso nel soddisfare le passioni del paganesimo, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle trappole, nei vapori, nelle ubriachezze e nel culto illecito degli idoli. Per questo trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione e vi oltraggiano. Ma renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una grande carità, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. La carità copre una moltitudine di peccati. Siamo qui, o Gesù, dinanzi a te, in questa terza adorazione quaresimale, dopo aver meditato sulla preghiera e sul digiuno. Ecco, questa sera meditiamo sulla carità, che è la terza opera penitenziale, l'elemosina in particolare, ma la carità più in generale. E indubbiamente, come abbiamo ascoltato, una delle cose a te più gradite, una delle cose più santificanti e soprattutto una delle cose più purificanti, copre una moltitudine di peccati, cioè ripara, espia, ci purifica da tanti peccati commessi. Il tuo apostolo San Paolo ci ha lasciato nel tredicesimo capitolo della prima lettera ai Corinzi un capolavoro, ecco, un inno stupendo alla carità, e tu stesso hai detto che il distintivo dei tuoi discepoli non è l'essere umili, non è il fare tanti digiuni, non è il pregare molto, non è osservare 10 comandamenti. Sono tutte cose importantissime, partecipare a tante messe, eccetera, ma il distintivo dei tuoi discepoli è: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Ecco, non è un caso che la carità è la terza opera però penitenziale: prima la preghiera, poi il digiuno e poi l'elemosina, appunto in senso ampio la carità. Sappiamo che fin dai padri della Chiesa tutti i maestri di spirito danno una bellissima spiegazione di questo ordine, perché non c'è carità se non c'è una intima relazione con te, se noi non ci nutriamo, non ci riempiamo della divina carità, e questo avviene attraverso la preghiera. E non c'è possibilità di amare il prossimo se non abbiamo imparato lo spirito di sacrificio, lo spirito di rinuncia, lo spirito di penitenza, ecco, il dominio su noi stessi che ci dà la pratica del digiuno e delle altre opere di penitenza. Ecco, conservare una grande carità verso tutti, adesso vedremo in che senso, ecco, richiede un grandissimo dominio di sé. E richiede anche la capacità di guardare gli esseri umani, tutti, con gli occhi con cui li guardi tu, oh Gesù. Tu in ogni essere umano vedi soltanto il tuo capolavoro, l'anima che tu hai creato, e che in quanto tua creatura è degna d'amore perché è amata da te.
Devi essere in tutti i modi aiutata a riconoscerti come Dio e Salvatore e l'unico principale scopo per cui vive e spende la sua vita terrena e ha senso la sua vita è quello di raggiungere un giorno l'unione beatifica con te. Il fine, ecco, della carità è proprio aiutare con le anime a interiorizzare una degna e vera idea di Dio. Anche quando tu sembri severo nei nostri confronti, anche quando la nostra miseria in un certo senso ti costringe a mandarci qualche prova perché ci scuota, perché ci tiri un po' le orecchie, ci aiuti a rientrare, ecco, nella buona strada per il nostro bene, tutto questo è sempre e assolutamente espressione della tua carità infinita, che è il cuore stesso, l'essenza stessa di Dio ed è il movente unico di tutte le azioni e le operazioni divine. Noi ti chiediamo, Signore Gesù, ecco adesso da domenica comincia, ecco, quel tempo forte, il tempo di passione che ci porta poi alla Santa Pasqua, che è il primo culmine nella domenica delle Palme, in cui vedremo il libro vivo, ecco, dell'amore di Dio, che lo contempliamo in te crocifisso, ma lo contempliamo anche nell'ostia santa. Ecco, noi purtroppo abbiamo il velo della fede, non possiamo vedere, ecco, la estrema carità che ti fa stare presente nell'Eucaristia in uno stato di assoluta umiltà, totalmente consegnata alle nostre mani, no? E al nostro cuore che spesso reagisce a questo dono con un po' di trascuratezza, con un bel po' a volte di ingratitudine, quando addirittura non indifferenza, o peggio in alcune circostanze addirittura offese, oltraggi alla tua divina presenza. E dobbiamo tutti quanti imparare a leggere quel libro santo e benedetto che è la tua passione, perché è lì, sul Monte Calvario, che si impara bene la scuola della carità e che cadono anche tutte quante le nostre remore ad amare. Ecco, San Giovanni dice: noi ci amiamo gli uni gli altri e questo è il nostro distintivo, ma perché Lui ci ha amato per primo, Lui saresti tu. Ecco, vediamo in che senso la carità copre una moltitudine di peccati. Ecco, sappiamo che l'opera penitenziale in senso stretto di carità è l'elemosina, ovvero la liberalità, l'elargizione gratuita del denaro, ecco, a chi ne ha a diverso titolo bisogno. Questa è una cosa molto dolorosa per noi esseri umani, perché il denaro è, quando è denaro onesto, è frutto della fatica, è frutto del lavoro, ecco, è anche un po' la nostra sicurezza, quindi è sempre una sofferenza privarsene anche per giusti motivi. Ecco, però noi non possiamo, ecco, dimenticare che in questa vita terrena il denaro serve a soddisfare certamente i bisogni terreni, il mangiare, il bere, il vestirsi e ciò che è strettamente necessario alla vita. Non sono queste le cose più importanti, ma certamente in questo mondo sono necessarie. Ecco. È indubbiamente, Signore Gesù, non conforme al Vangelo, allo spirito del Vangelo, per noi figli di Dio, usare malamente il denaro, ecco, spenderlo, sperperarlo, ecco, in beni di lusso o in cose completamente inutili, o anche, come tu dici nella parabola del ricco stolto, semplicemente utilizzarlo soltanto per noi stessi e non condividerlo. Ecco, è una grande, ecco, opera. Ecco, tutti quanti diciamo sempre di non essere attaccati ai soldi. Dimostrarlo è sempre un po' più difficile. Ecco, noi però sappiamo che ogni centesimo dato per pura carità ed elemosina a un povero, non lo so, come offerta per far celebrare una messa, che è opera di grandissima carità,
alle missioni, ai missionari, o anche, se si crede sia opportuno, per le necessità della Chiesa, tu lo segni, ecco, su uno dei pochi registri che hai, che è appunto il registro dove segni tutte le opere buone dei tuoi figli, perché non c'è neanche un centesimo che noi doniamo in elemosina, che non ci viene restituito in benedizioni in questo mondo, ed è anche l'unica maniera per portarci qualche soldo dall'altro mondo, perché quando moriamo i soldi rimangono qui e troveremo in paradiso solo quelli che abbiamo benedetto e santificato, donandoli gratuitamente, tanto quanto la nostra coscienza ci suggerisce, ecco, illuminata chiaramente dallo Spirito Santo. I padri della Chiesa dicevano sempre: sbilanciati sempre nel dare un po' di più piuttosto che un pochino di meno, e non temere che la Divina Provvidenza, ecco, nulla ti farà mancare. Ecco, il grande San Francesco, con la sua testimonianza di povertà assoluta, ecco, è sempre una predica perpetua, ecco, del fatto che tu non fai mancare nulla a chi è capace, addirittura come lui, di dare tutto senza trattenere per sé, ecco, neanche lo stretto indispensabile per vivere. Oltre all'elemosina poi c'è il grande sacrificio, il più grande sacrificio a te gradito, e guai a noi se non facciamo attenzione a ricordarlo, che è quello di essere in pace con tutti, avere una grande carità verso tutti, buoni e cattivi, grati e ingrati, amici e nemici, il sorriso sul volto, con parlare sempre cortese, gentile, educato. Come disse la piccola Giacinta di Fatima, per rivelazione della Madonna di Fatima, non parlare mai male di nessuno, fuggire, anzi, come dalla peste bubbonica, chi parla male, spendere parole buone, dice San Paolo, per il nostro prossimo, di edificazione, non seminare discordie, zizzanie, critiche, giudizi, mormorazioni, maldicenze, calunnie, peggio ancora, non alzare la voce, non sbraitare, non aggredire, non essere scortesi, sgarbati, maleducati, volgari, eccetera. Insegnaci, Signore Gesù, a fare bene il nostro esame di coscienza, soprattutto su questa virtù, a cui si manca non soltanto in parole e opere, e già è molto se riusciamo a vedere queste mancanze, ma anche nei pensieri, anche quando pensiamo male, anche quando, come dire, offendiamo il prossimo mentalmente, anche quando diciamo mentalmente: ma guarda questo che non lo sopporto più, anche questa è una mancanza alla carità e all'amore. Dicevano i santi padri che l'amore e la carità è una virtù delicatissima, sensibilissima, per cui una minima mancanza deve essere avvertita come tale. Quanto più ameremo, dobbiamo sempre ricordarlo, quanto più tutti i peccati non soltanto saranno perdonati, ma saranno anche cancellate le espiazioni e le pene dovute per essi. La carità copre una moltitudine di peccati. Poi ci sono quelle splendide opere, che sono le opere di misericordia. Abbiamo meditato anche già durante qualche omelia, ecco, c'è stato da poco consegnato il frutto di un anno santo di misericordia, dove siamo stati invitati ad esercitarci nelle opere di misericordia, sia quelle attinenti alle necessità materiali di questa vita terrena, dare da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignuti, visitare i malati, visitare i carcerati, ospitare forestieri e seppellire i morti, opere appunto che sono necessarie, ecco, alle varie circostanze di sofferenza umana in cui uno si può trovare, con la fame, la sete, la nudità, lo stare in carcere. Ecco, stare in carcere molte volte, stanno in carcere le persone che hanno come unico torto quello di essere state sorprese nel fare cose cattive. Ecco, a volte stanno fuori dal carcere chi è ben peggiore di quelli che stanno carcerati, che ha soltanto la furbizia di non farsi sorprendere. Ecco perché non dobbiamo mai giudicare nessuno e stare vicini anche a questi fratelli che comunque nel carcere pagano
dinanzi alla giustizia umana le conseguenze di quello che hanno fatto. La grande infermità che è la malattia, ecco, noi tutti, anche quando abbiamo avuto un po' di influenza, insomma, o una bronchite, dobbiamo pensare a quanto piacere ci fa ricevere una telefonata, una persona che ti dice come stai, e a quanto ci ferisce se non ci viene fatta, ecco, per comprendere la delicatezza di quest'opera, no? E poi la grandissima misericordia, ecco, del seppellire i morti. Ecco, Signore Gesù, ecco, ti prego di fare in modo che tutti noi possiamo comprendere la sacralità, ecco, del corpo anche defunto, su cui Santa Madre Chiesa recentemente ci ha ammonito con una splendida istruzione della Congregazione della Dottrina della Fede, sottoscritta dal Papa, che ricorda l'importanza e la dignità del corpo umano, ecco, dinanzi a questa pratica che si va un po' troppo diffondendo e che non ha nulla a che fare con la visione cristiana del corpo, che è la cremazione. Ecco, fa in modo, Signore Gesù, che tutti noi possiamo essere attenti, ecco, e avere anche quella sana e santa venerazione per un corpo defunto, che è il corpo di un figlio di Dio, è il corpo di un uomo che ha avuto un'anima abitata dalla grazia, se è stato battezzato, e che attende la risurrezione e che deve essere trattato con rispetto e dignità anche dopo la morte. E poi, Signore Gesù, aiutaci in quelle altre opere di misericordia, forse anche più grandi delle prime, perché certamente l'anima è più grande del corpo, ma che sono tanto care ai tuoi occhi, sono le opere di misericordia spirituale. Consolare gli afflitti, quanto noi desideriamo quando stiamo male avere una spalla su cui piangere o avere semplicemente un cuore che ci ascolti. Io tante volte sento dire, purtroppo, ecco, da alcuni fedeli che lamentano che a volte non trovano ascolto neanche in chi dovrebbe darlo, perché dice che stanno sempre troppo indaffarati. Ecco, ma solo ascoltare un cuore sofferente è opera di grandissima misericordia, perché è un portare i pesi gli uni degli altri, come dice San Paolo, è di grandissimo sollievo. Tu ci hai detto nel Vangelo, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Se uno non visita mai un ammalato, quando starà male nessuno lo andrà a visitare. Se uno non dà mai un centesimo in elemosina, se si trovasse in indigenza, non sarà aiutato. Se uno non presta mai un po' il proprio cuore ad ascoltare un afflitto, quando starà nell'afflizione piangerà contro il muro. Consolare gli afflitti. Consigliare i dubbiosi, ecco, purché diamo buoni consigli, ecco, ispirati al Vangelo e non alla mentalità del mondo. Ecco. Una persona che ha litigato col marito non bisogna dirgli lascialo, bisogna dirgli cerca di farci pace. Ecco. Quindi essere capaci di ascoltare e con umiltà, se sentiamo di esserne capaci, distribuire buoni consigli, ecco, ispirati sempre al Vangelo, al Magistero, alla legge della Chiesa, ecco, non ai canoni del mondo. Consolare gli afflitti e consigliare i dubbiosi, perdonare le offese. Ecco, noi dobbiamo sempre guardare te crocifisso e ricordare la prima parola che hai detto dalla croce, e quella è la nostra legge: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E te ne avevano fatte tante, grosse, e tutte immeritate. Ecco, quindi non faranno mai a noi, mai, neanche se tutto il mondo ci dovesse torturare, non sarebbe equivalente neanche a 5 minuti della tua passione. Ecco, quindi aiutaci, Gesù, a perdonare sempre tutto e tutti, senza obiezioni, senza rancori, senza strascichi, senza legarsi le cose al dito e niente. Perdonare le offese, insegnare agli ignoranti. Se siamo capaci anche qui, insegnare agli ignoranti soprattutto il Vangelo. Tutti noi, in quanto cristiani, non tutti siamo sacerdoti, non tutti abbiamo il compito della predicazione, ma tutti possiamo quel poco, ecco, che sappiamo, darlo ai nostri fratelli, sapendo che gli uomini, molti uomini, vivono nelle tenebre, aspettano la luce che tu sei. Non serve fare grandi discorsi, grandi prediche, erudite. Ecco, a volte le parole semplicissime
umilissime di una persona che ci crede, però che ha la fede, ecco, scuotono le coscienze molto, molto più di eruditi e raffinati sermoni. Ecco, che possiamo sentire, ecco, questa profonda compassione per chi non conosce il tuo amore, la tua bellezza, e farci apostoli nel nostro piccolo, tra questi nostri fratelli. Ammonire i peccatori. Ammonire i peccatori è altra opera di grandissima misericordia. Questo però va fatto con estrema dolcezza, delicatezza, carità, a tempo e modo opportuno, anche qui non assumendo mai le vesti odiose, ecco, dei castigatori dei costumi, ecco, dei censori spietati, ecco, o dei condannatori, ecco, senza appello di chi sbaglia, ecco, ricordando che tu hai detto chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. L'ammonizione ai peccatori è una delle cose più difficili farla secondo il Vangelo, perché è un farsi vicino, comprendendo, certo non giustificando chi ha sbagliato, e prendendolo delicatamente per mano per condurlo gradualmente e con amore a comprendere il proprio sbaglio, ma per amore suo, ecco, perché se sbaglia fa male a sé. Ecco, quindi avere questa grandissima arte che richiede grandissima santità, ecco, di saper ben correggere. Qualche maestro di spirito ha detto se piuttosto che correggere aspramente e malamente, è meglio pregare, ecco, e aspettare prima di parlare. Ricordaci sempre, Signore Gesù, che mai dobbiamo correggere qualcuno che sbaglia quando è arrabbiato, né quando noi siamo arrabbiati contro di lui. Ecco. Poi sopportare pazientemente le persone moleste. Sempre la Madonna Fatima diceva che la pazienza ci porta in cielo, riconoscendo, ecco, nei difetti del prossimo, ecco, un invito a portare una piccola croce, ecco, e offrendola, ecco, sapendo che noi sopportiamo gli altri, ma dobbiamo sempre ricordarci, Signore Gesù, che gli altri sopportano noi e soprattutto tu sopporti noi. E io mi sono tante volte chiesto come fai a sopportarci a noi nella tua infinita bontà e carità. E poi l'ultima opera, che è pregare Dio per i vivi e per i defunti. È grandissima carità. Ecco, noi quando vediamo qualcuno sbagliare tendiamo a giudicare, a condannare, quantomeno a sdegnarci interiormente, a dire ma guarda questo che fa, ecco. Poi ancora di più abbiamo questa cattiva abitudine di sdegnarci il doppio, ecco, quando è un tuo ministro, un tuo rappresentante. Ecco, l'unica cosa da fare, ecco, quando non possiamo intervenire, quando stiamo dinanzi a cose più grandi di noi o ad altro, ecco, è piegare le ginocchia e fare una bella Ave Maria, ecco, perché quella persona che ha sbagliato si è illuminata, perché se è vero che quel sacerdote sta facendo qualcosa di male, capisca, e così via. E la grandissima opera di carità, ecco, è pregare per i defunti, perché i defunti non possono fare nulla di buono a se stessi e sono completamente dipendenti dai nostri suffragi e dalle nostre preghiere. Anche qui, se noi pregheremo tanto per i defunti, se non avremo paura, ecco, di investire un po' di soldi per far celebrare tante messe, quando saremo morti, e se Dio vuole, speriamo, staremo in purgatorio, qualcuno ci darà una mano, ma sicuramente se siamo duri, ecco, nei confronti di questo, c'è la tua parola. I misericordiosi troveranno misericordia, ma senza misericordia resterà chi non avrà usato misericordia. Ecco, Signore Gesù, facci anzitutto innamorare, ecco, della virtù teologale della carità, che è la terza in ordine di sequenza, ma San Paolo ci ricorda che è la più grande di tutti, ricordando il tuo grande apostolo San Giovanni, che quando ormai era diventato vecchio vecchio, mezzo invalido, quasi cieco, ecco, e non si riusciva più a parlare, diceva soltanto amatevi gli uni gli altri. E quando gli chiesero scusa San Giovanni, ma ci dici sempre la stessa cosa, non c'è qualche altra cosa da dirci? Ecco, rispondeva, non posso dirvi altro, perché questo è il suo comandamento. Fate questo e avrete la vita eterna. Salutato, adorato e ringraziato ogni momento.